Ben ritrovati anche questa settimana, tutto fa calcio, parleremo ovviamente della partita del Napoli, ma come sempre massimo ampio spazio, massimo spazio alle categorie minori per quanto riguarda dalla serie D sino alla prima categoria. Voglio subito salutare la persona che è al mio fianco, il mio caro adorato Peppe La Rosa. Ciao Peppe. Buonasera, buonasera a te, buonasera a te, rispettatori. Voglio però salutare anche i nostri ospiti, Peppe, che ci sono venuti a trovare. Voglio partire proprio dal nostro ospite Mimmo Citarelli, il mister Scafatese Canarino. Buonasera, Buonasera. buonasera. Grazie. E poi voglio anche salutare e ringraziare per essere con noi il maestro Enzo Cennamo, che ci è venuto a trovare per quanto riguarda la parte artistica del nostro programma. Buonasera. Buonasera, piacere Sonia, complimenti. Ed è un onore per me stare in questo programma stasera. Grazie per l'ospitalità. Grazie a te, maestro. Grazie ad entrambi, ovviamente nel corso della puntata parleremo con loro, parleremo del Napoli, parleremo di tanto altro, però voglio anche ricordarvi della nostra pagina su Facebook. Come vedete sempre io al mio fianco il computer, ci potete scrivere e mandare i vostri messaggi, i vostri commenti anche su tutto. Insomma, trattiamo nel corso della puntata. Voglio però anche ringraziare e salutare i nostri sponsor, GHT Hotels, Edilcem di Afragola, Cornetteria Pascià di Afragola, Porkhouse di Afragola, Giochi e Tabacchi Sarnacchiaro di Cardito, Immobiliare Santa Chiara di Frattamaggiore, Fustellificio 3G di Cennamo Gregorio di Crispano, OK Time Crispano di Napoli, Guidus Group, Bar Tabacchi d'Angelo di Casoria e infine Mister Sapore di Recale a Caserta. E allora io con l'aiuto della grafica andrei subito avanti con il nostro programma, guardando le classifiche per ciò che riguarda la Serie A della 27ª giornata di campionato. Juventus 72, Roma 58, Napoli 55, Fiorentina 45, Inter 44, Parma 43, Verona 40, Lazio 38, Torino 36, Milan 35, Genoa 35, Sampdoria 34, Atalanta 34, Udinese 31, Cagliari 29, Chievo 24, Bologna 23, Livorno 21, Catania 20 e infine Sassuolo 18. E allora, per quanto riguarda il Napoli, ultima partita, quella di domenica contro la Roma, una vittoria che ha visto il risultato ultimo di una rete a zero, rete tra l'altro realizzata da Caleon. E insomma, questa è stata anche una partita alquanto discussa, anche perché lo stesso allenatore della Roma, Garcia, ha detto non sempre vince la squadra che gioca meglio. Volevo parlare con il nostro mister, secondo lei? Il Napoli ha giocato bene oppure, come dice anche Garcia, non è stato così brillante? No, il Napoli veramente non è stato molto brillante, però è una squadra che attenta, giocava sul proprio campo. Penso che alla fine ci può stare anche che, come dice Benitez, è l'unica squadra che l'ha battuta due volte, perciò al San Paolo. Questa è una cosa per noi tifosi importantissima, che il Napoli vince contro la Roma, contro una Roma, a mio parere, forte, una Roma che ha giocato un'ottima gara. Peppe, guarda, c'è stata davvero una grande affluenza di pubblico per quanto riguarda questa partita contro la Roma, addirittura impressionante, 40.000 spettatori al San Paolo, ma a casa oltre 3 milioni di telespettatori, tanta gente che era interessata a questa Napoli, partita. Napoli. Napoli, oltre ad essere seguito qua, diciamo, in Italia, anche ai tifosi sparsi per il mondo. Quindi quando gioca il Napoli, specialmente con la gente, con i tifosi a Napoli, calorosi che come sono, è normale che in queste partite, ecco, perché il Napoli ha giocato per ridurre lo svantaggio verso la Roma, è normale che c'è tanto affluente di pubblico e di tifosi, pure da casa 3 milioni di spettatori. Beh, diciamo che Quindi, anche è una partita molto sì, importante molto quella importante contro la stare Roma. per Napoli, quindi importante, ecco, vincere, abbiamo vinto con la Roma e quindi siamo accorciati un po' in classifica. Sì, però io mi aspettavo, ecco, un parere personale, anche un Higuaín un po' diverso, più riposato rispetto alle altre partite, invece non mi è parso proprio così. Però mi è piaciuto tantissimo invece il ruolo che ha avuto Reina e soprattutto la sua azione di contrasto ai diversi gol che ha cercato di fare la Roma. E io volevo un parere al riguardo anche dal nostro maestro. Maestro, secondo lei? Sono felicissimo di poter parlare in questo momento perché Sonia ha nominato Reina. Io dico un portiere miracoloso,
Ma perché veramente, forse da casa noi non vediamo bene quando parte il pallone, vediamo quando il portiere si butta a terra, no? Poi ci rendiamo conto quando si fa il replay, che vede, mamma mia, che si è combinato. Veramente è un portiere alla grande, e meno male che nella porta non c'è il citofono, c'è il portiere, perché se non lo parava era gol, per forza, c'è il portiere, non c'è il citofono. Scusami Peppino, voglio mandare un affettuoso saluto al dottor Pezzullo, Sì, che è a infatti. casa con la febbre. Buonasera, dottore, da parte di tutto lo staff di Telecap. È grande, grande maestro, quindi lo saluto pure io, dottor E Pezzullo. infatti perché doveva essere con noi, ma purtroppo per Problemi cause di salute. maggiori, certo, è dovuto stare a casa. E proprio sulla partita Napoli-Roma, questa partita così importante anche per il raggiungimento del secondo posto, abbiamo un servizio dove c'è anche la voce dei tifosi che hanno visto la partita e sono davvero curiosa, non so voi, di sapere che cosa ne pensano i tifosi. E se non mi sbaglio, ci dovrebbe essere anche la voce di uno dei calciatori del Napoli. Guardiamo il servizio. Massimo risultato con il minimo sforzo, ma anche con tanta paura per le sortite offensive di Gervinho e compagni. Il Napoli ha ragione di una Roma falcidiata dalle defezioni, ultima quella in campo del centrocampista Strootman, uno degli uomini migliori di Rudy Garcia in questa stagione, comunque brillante. Non brillano invece i ragazzi di Rafa Benitez, che contengono non senza fatica gli arrembaggi giallorossi per poi punire all'81esimo l'ex di turno, il portierone Morgan De Sanctis, il meno battuto di Serie A, grazie a un gol di José María Callejón su assist del terzino Gullam. Ascoltiamo il difensore azzurro Raúl Albiol. Dobbiamo pensare nell'Oporto e dopo nel campionato, no? Alla fine, se arriviamo al secondo posto, meglio, però è difficile perché ancora 3 punti, però con la Roma una partita con il Parma. 1-0 il risultato finale in una prova che comunque non convince appieno, tanto gli addetti ai lavori quanto i tifosi. Ieri sera bisogna essere obiettivi, siamo stati fortunati, abbiamo vinto però siamo stati piuttosto fortunati perché io quando guardo la partita non sono un grande intenditore, guardo anche il gioco, non abbiamo giocato benissimo però la fortuna ci ha accompagnato. Ha sbagliato tattica, credo, non c'era gioco, non c'era velocità nei passaggi, poca roba. L'allenatore dice che siamo al 77%, al 78%, ma quando arriviamo al 100%, quando finisce il campionato? Finalmente un po' di cinismo, cioè finalmente una bella palla detta per bene l'ha messa dentro, anche se poi Callejón avrebbe potuto segnare già precedentemente. Comunque incomincia ad essere una grande squadra. La partita è stata sofferta, però è stata tatticamente giocata molto bene. Questo è il parere dei tifosi. Ecco, c'era un tifoso che ha detto, Benitez dice, il 77% è stato raggiunto, ma quando si raggiunge il 100%, mister? Ma guarda, io invece sono d'accordo sul tifoso perché il Napoli altre volte ha giocato bene e non ha raccolto. Sì, è stato un po' fortunato in questa partita, però il portiere fa parte della squadra. Abbiamo un grande portiere, ma abbiamo anche qualche giocatore che non era in grande forma come Hamsik e Da un Mertens. infortunio, logicamente. Veniva da un infortunio, però Dopo parleremo degli infortunati. La squadra era molto, la vedo sempre più compatta, un'amalgama soprattutto in difesa, no? Ho detto pure in altre trasmissioni che ci sta, è cresciuto, sta crescendo molto Fernandez, ma questo è dovuto anche che abbiamo un terzino di ruolo a sinistra, no? Gullam che ha fatto un grandissimo cross, sai, la squadra sta trovando quello equilibrio che cercava il mister Benitez e penso che al di là che non è stata una partita brillantissima del Napoli, però va bene anche in questo caso vincere in questo modo che gira pure un po' dalla parte del Napoli. Certo. Perché poi io voglio ricordare che la partita ai Romani, che la partita di Roma, quando noi abbiamo perso 2-0, e penso che pure quella partita là il Napoli l'ha fatta benissimo
però siamo stati sfortunati su quel calcio di punizione. Ma in quel caso credo che abbia giocato anche meglio. Ti ricordi? E là giocammo molto bene, eppure non abbiamo raccolto, nonostante il Napoli è stato brillante. Adesso è toccato a loro giocare un po' meglio del Napoli. Diciamo che è una ruota che gira. E con il risultato, il calcio è così nel calcio. Una battuta dal maestro. Io avendo il mister qua, che poi so che è famosissimo ed è bravissimo, quando c'entra il fatto che stanchezza tre partite a smano? Questo pure è... Ma perché dobbiamo trascurare sempre questi fatti di questa quantità di partite che si fanno? Giovedì il Napoli gioca un'altra volta. Infatti. Allora lei, che ha contatto diretto con i calciatori, mi può dire e chiarire per sempre, per bene, il fisioterapista che fa i massaggi, quando fa riprete, guadagnare in meno stanchezza ai muscoli di un calciatore? No, ma a parte questo particolare, la cosa importante, che io sono d'accordo sull'allenatore, su Benitez, che già dall'inizio dell'anno ha dato una mentalità a tutti quanti noi tifosi di fare il turnover, sì. E questa è una cosa importante per la squadra. E poi ripeto, in questa squadra ci sta un giocatore straordinario che è Hamsik, che viene da un infortunio e sta recuperando alla grande. Poi giocando sempre in Napoli, anche in una rosa, ripeto, che Benitez sta abituando a tutti quanti ad avere, manca qualcosina soprattutto in attacco per dare un attaccante, un cambio a Uwain. Chiedo scusa, la domanda la rifaccio: il fisioterapista quanta stanchezza può togliere dai muscoli del calciatore? Vabbè, quello poi è una questione di ma dipende anche in maniera soggettiva dal calciatore, il preparatore, immagino. Comunque la squadra a grandi livelli stanno il gomito bene, nella pancia. Sono, mister. Il gomito nella pancia. Può capitare qualcosa. Quindi abbiamo una telefonata. Sì, abbiamo una telefonata in diretta con noi, un amico, un giornalista, un grande uomo che capisce tanto di calcio, ma soprattutto è un amante del Napoli. Abbiamo Antonio Petrazzuolo. Ciao Antonio. Buonasera a voi e un saluto agli ospiti di studio, ovviamente alla cara Sonia, soprattutto grazie per il grande uomo. Ciao direttore, buonasera. Lo ricordiamo, direttore di Napoli Magazine, quotidiano di informazione online per quanto riguarda ovviamente il Napoli. Assolutamente sì, parliamo del Napoli immagino. Sì, parliamo del Napoli e cominciamo dalla partita Napoli-Roma, tu l'hai vista sicuramente e molti hanno detto che il Napoli non è stato granché brillante, sei d'accordo? Ma io sono d'accordo con quelli che invece sostengono che il Napoli è stato bravo a rimanere in partita fino alla fine, perché la Roma ha giocato meglio, lo diciamo senza voler così inventare nulla, però è anche vero che nelle squadre esistono i portieri. Pepe Reina ha negato almeno un paio di gol ai giallorossi, il Napoli ha segnato un gol straordinario con Caglion. Quindi nel calcio chi vince? Vince non chi sbaglia i gol e chi dà lezioni di calcio, come leggevo su Twitter da parte di Nainggolan, ma sì, vince chi riesce a gonfiarla la rete. Il Napoli ci è riuscito, quindi complimenti al Napoli, stessi complimenti che ho ascoltato proprio dalla bocca di Rudy Garcia nel post partita, intervistandolo lui questo vi diceva sì, noi siamo stati bravi, una grande partita, non siamo demoralizzati, però è chiaro che vanno fatti i complimenti al Napoli perché certo ha vinto. E invece per quanto riguarda la partita di giovedì, gli ottavi di finale di Europa League? Ecco, quella è una gara tutta da vivere e da affrontare a cuor leggero, perché prima di tutto non prenderle perché si gioca in trasferta, non è una gara che dura 90 minuti, bensì 180, quindi 7 giorni dopo ci sarà il ritorno allo stadio San Paolo, ci aspettiamo un Napoli capace anche di leggere bene questo Porto, che è schierato anche con tre punte, oltre sì a Jackson Martinez ci sarà Varela e poi Quaresma, che abbiamo imparato a conoscere negli anni scorsi, quindi un Napoli che deve controllare il Porto e poi occhio al San Paolo, perché lì ce la possiamo giocare per il passaggio del turno. Certo, e poi c'è Caleon, il realizzatore, lo ricordiamo, del gol contro la Roma, che ha detto qualcosa vinceremo. Qualcosa vinceremo, speriamo
speriamo di vincere tutto quello che possiamo vincere, cioè la finale di Coppa Italia. Portiamo a casa, come si suol dire. esatto, soprattutto la finale di Coppa Italia con la Fiorentina, poi ovviamente l'Europa League fin dove si può arrivare, e poi perché no, provarci. Io davo uno sguardo anche al calendario che attende la Roma che deve giocare come il Napoli contro la Juventus, è vero che deve recuperare una gara il 2 aprile, però è anche vero che ci sono tante sfide impegnative, quindi il Napoli deve far sentire il fiato sul collo ai giallorossi, sì. Tra l'altro in giornata mi chiamavano proprio dalla capitale per così ascoltare un po' il parere di Napoli lì a Roma, e la radio ufficiale questo diceva che in effetti hanno accusato un po' il colpo, e noi l'abbiamo visto anche negli spogliatoi, cioè una Roma depressa. Ecco, raccontaci un po' come la vivono i giocatori del Napoli, tu che sei sempre vicino a loro. Ecco, quando abbiamo l'opportunità di incrociarli a distanza, però diciamo pure che il Napoli ci crede, quindi a partire da Callejon, a finire a Pepe Reina, loro sono convinti di poter riuscire a recuperare il tempo perduto e anche i punti persi, purtroppo tanti, sono 20 sì. Con le formazioni piccole. C'è la possibilità di farlo, però il Napoli adesso non deve sbagliare più, purtroppo questa è la verità dei fatti, quindi se si va avanti con concentrazione, con voglia, con carica e con coraggio, sicuramente si può ottenere qualcosa di positivo. Tutto giustissimo, però noi prima in studio parlavamo anche della forma fisica dei calciatori, due gli infortunati che servirebbero al Napoli sicuramente Mesto e Zuniga, ma Mesto mi sembra in ripresa. Sì, Mesto continua la fase di recupero, Benitez ci va con i piedi di piombo, anche Giorginio e Berami che sono stati gli ultimi due debilitati che non hanno partecipato alla gara con la Roma, almeno per quanto riguarda Berami, è chiaro, lo avremo in gruppo tra i 20 convocati, c'è per la trasferta di Oporto. Giorginio invece non è nella lista per l'Europa League, però lo avremo a disposizione con il Torino lunedì sera proprio allo Stadio Olimpico di Torino. Sarà una bella sfida, sarà anche quella una sfida tutta da vivere, però il Napoli se riesce a vincere mette ancora di più fiato sul collo alla Roma, e sarà poi un bel vedere, perché non sono sfide facili quelle che attendono i giallorossi. Sì, sicuramente. Peppe, tu ovviamente sei d'accordo, perché Antonio d'accordissimo ha parlato così con bene. Il direttore di Napoli Magazine, davvero, perché ci ha fatto una bella panoramica, quindi sia della partita di domenica sia della partita che Napoli va ad affrontare giovedì ad Oporto in Europa League. Visto, mi fa qualche domanda ad Antonio? No, ha detto giusto Antonio, ma la cosa ancora più importante, aggiungo che il Napoli deve, è importantissimo recuperare Hamsik, il migliore Hamsik, perché il Napoli migliora, con l'entrata di Berami, a livello, io parlo dell'Europa League, perché il sogno di noi napoletani è fare la finale a Torino con la Juve nel proprio campo e vincerla, quello sarebbe il sogno di tutti i tifosi del Napoli, però l'importante è che secondo me è fondamentale recuperare il miglior Hamsik e il recupero di Berami, che è un giocatore straordinario. Questi giocatori mancano al Napoli proprio sotto l'aspetto della consistenza del centrocampo, ma per me Hamsik è fondamentale recuperarlo bene. Antonio, sei d'accordo? No, sono d'accordo, tant'è vero che Benitez sta pensando anche di farlo riposare un po' per una normale turnazione. Anche in Europa League potrebbe giocarsi le sue chance Lorenzo Insigne, partendo dal primo minuto, quindi giocando con Mertens e Callejon. Certo, sono ipotesi che noi facciamo alla vigilia, ma certo, Non abbiamo nulla di concreto tra le mani, perché il mister ci ha abituato proprio a non svelare le sue carte. Certo è che questa potrebbe essere l'unica novità di formazione, anche perché Zemaili e Hiller dovrebbero essere i titolari. Io non credo che farà un turnover eccessivo, lì dove può intervenire farà qualche cambio, ma per il resto attendiamoci giocatori che hanno fatto bene con la Roma. Insomma, un Napoli che dovrà giocare comunque tante altre partite, quindi un tour de force. Sì, infatti dopo dovrà andare anche in trasferta con l'Inter dell'ex Mazzarri. Antonio, cosa ne pensi tu? Direttore, di fatto che Mazzarri ha detto che lui voleva una rivincita sul Napoli, cosa ne pensi tu? Ma io ci credo poco, probabilmente, poi stai parlando con uno dei pochi che ha avuto un buon rapporto con Mazzarri, lo so. Però anche un po' in difficoltà, nel senso che Mazzarri è un personaggio
particolare nel senso che di suo quando ti conosce vuole capire prima chi sei, cioè se parli in un determinato modo perché hai un secondo fine oppure no. Io l'ho visto sempre molto attento sul lavoro, lui difficilmente andava via da Castelvolturno, l'abbiamo visto quasi mai in giro per la città, sì, però è uno che si è impegnato tantissimo, parlava spesso di anima, io non mi sento di parlare male di Mazzari. No, male no. sono onesto, sono sincero, però è anche uno che ha dato tanto al Napoli, lo dobbiamo sottolineare. Poi io l'ho stuzzicato un po' nel finale di stagione, anzi ebbe anche un battibecco sul quale poi abbiamo scherzato qualche mese dopo e anche quando è tornato a San Paolo da avversario, perché sì, ma fammi capire, qui si dice che tu già hai firmato con l'Inter, questo alla vigilia di Napoli-Roma, però tu dici che lo vuoi dire dopo la gara con la Roma. E lui disse, beh, se ho messo due firme, perché mi dicono anche che ho firmato con la Roma, vengo arrestato. In effetti lo disse scherzato, però poi dopo quattro giorni è andato all'Inter, quindi forse non è che ci avevo sbagliato. Eh sì, questo ce lo ricordiamo. Guarda Antonio, se non ci sono altre domande io ti saluterei, però ovviamente continua a seguirci. Grazie, grazie mille per essere stato con noi. Grazie direttore, non vi dimenticate, www.napolimagazine.com. Grazie direttore, buona serata. Grazie, grazie direttore. Alla prossima. Intanto il direttore ha fatto una bella ricerca, sì, bella panoramica della partita sia con Napoli-Roma e con... Competente vuole dire una cosa. Dimmi. Mazzari stava con il Napoli, era un grande allenatore, adesso non lo è più. Vabbè, ma là sono cose diverse. Con Napoli Mazzari è stato, diciamo, ecco, Napoli è cresciuto con Mazzari, poi è andato a Milano. Sono ambienti diversi, la grande squadra vince. Mazzari è sempre un grande allenatore, che ora, non dobbiamo dimenticare per quello che ha fatto a Napoli, giusto mister? Ha fatto un ottimo lavoro. Un grande motivatore, grande, ha tenuto sempre la squadra a grandi livelli. Tutte queste qualità sono finite nell'altra squadra che sta adesso? No, non credo. Adesso il Napoli ha cambiato, con chi sta Mazzari, ha cambiato un po' di... L'Inter. Ah, con l'Inter. Dalla Serie A però... C'è quella squadra che... Esatto, subito dimmi. Sì, dalla Serie A dobbiamo passare alle categorie minori. Però lo facciamo dopo la nostra pausa pubblicitaria. A frappè. Ed eccoci nuovamente in studio, come promesso dalla Serie A ci spostiamo invece alla Serie D, con l'aiuto della grafica andiamo a vedere quali sono le classifiche per il girone H e il girone I, partendo proprio dal girone H. Matera 49, Taranto 46, Marcianise 45, Monospolis 44, Francavilla 43, Turris 40, Brindisi 38, Gelbison 33, Mariano Keller 32, Bisceglie 31, Manfredonia 28, Real Vico 28, Grottaglie 24, San Severo 24, Real Metapontino 23, Puteolana 19 e Gladiator 19. E per quanto riguarda invece il girone I, Savoia 64, Agragas 53, Agropoli 45, Battipagliese 44, Torre Cuso 44, Cavese 42, Nuova Gioiese 40, Noto 35, Interreggio 34, Pomigliano 34, Orlandina 31, Due Torri 30, Montalto Uffugo 30, Vibonese 26, Città di Messina 25, Rende 25, Licata 13 e Ragusa 5. Queste le classifiche, allora partiamo subito dal girone H con le partite. Prima in classifica lo abbiamo visto Matera, che viene però frenata in un certo qual modo dal pareggio contro il Gelbison. Gelbison-Matera 1-1, ecco un freno che però non ne approfitta il Marcianise, tanto è vero che il Taranto passa al secondo posto. Sì, infatti è stato firmato con la Gelbison nella Valle della Lucania, un campo molto diciamo difficile, quindi dove ha pareggiato 1-1, però ecco, infatti il Taranto ne ha approfittato, lui che ha accorciato da un punto della lunghezza, però è un campionato ancora aperto, vedo che la classifica è corta, quindi c'è ancora tutto da giocare. Ti aspettavi di vedere al secondo posto il Taranto? Il Taranto è una piazza, una grande piazza, ha fatto la Serie B, quindi spettatori che stanno
10.000 spettatori che vanno a vedere una partita di Serie D, quindi per me me l'aspettavo, e sono sicuro che, pure se il Matera è una squadra attrezzata alla grande, sono sicuro che il Taranto della fila da torcere fino alla fine. Quindi... E infatti adesso è l'anti-Matera, lo possiamo dire, sì, no? Vabbè, sì, è a meno 3 punti dalla capolista. Sì, infatti adesso è l'anti-Matera, come hai detto tu. Però il Marcianise sta ben figurando, come ho visto. Sì, che... il Marcianise però ha perso. San Severo Marcianise 3-0, insomma, questa tripletta, sì, che fa male. Ha perso nel Foggiano, quindi a San Severo pure è un campo, diciamo, difficile, ostico. Però il Marcianise, ecco, viene da un campionato di eccellenza, dove l'anno scorso era una matricola, quindi sta ben figurando in questo campionato di Serie D, anzi sta facendo più delle dovute. Infatti, mister, secondo te il Marcianise quest'anno come lo stai vedendo? Ma infatti la sorpresa del campionato, chi ha fatto bene in questo campionato è il Marcianise, perché adesso la classifica rispecchia i valori, no? Nel senso che il Matera è la squadra che ha speso molto, ma molto di più degli altri, e è arrivata al primo posto, il Taranto pure, una piazza importante come hai detto tu, ma anche dei giocatori importanti. Il Marcianise fa storia a sé perché secondo me sta facendo benissimo, hanno fatto un ottimo lavoro, stanno lavorando bene, però è un campionato molto equilibrato, può fare ancora qualcosa il Monopoli, la Turris che stanno... Infatti questo è quello che con la Turris, ho visto dei filmati domenica dopo la partita, ho visto che hanno contestato la società, hanno contestato i Moxedano. Beh, uno poi non conosce i problemi che ci sono tra la società e i tifosi. L'unica cosa che uno è rammaricato, perché almeno si pensava che anche dai grandi successi dell'anno scorso, sì, con la famiglia Moxedano a Torre del Greco, sai, il binomio Moxedano, grandi tifosi della Turis, si pensava in qualcosa di straordinario. Poi conoscono loro quello che è successo. Questo rimane che la società è rappresentata da una grandissima società, che è questo, il presidente Moxedano, che hanno sempre fatto bene. E la piazza è una piazza importante dove ha dei tifosi straordinari. Ecco qua. E allora, noi abbiamo una telefonata, però vogliamo parlare anche di Francavilla Mariano Keller 1-1, e lo facciamo proprio con l'ospite al telefono, l'allenatore della Mariano Keller, Ciro Muro. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera mister, buonasera. Buonasera, buonasera. Onore e piacere di averla con noi in diretta. E volevamo parlare di questa partita perché, appunto, un punto importantissimo, punto d'oro per la Mariano Keller, è derivato dal risultato di questa partita, e il pareggio, questo punto importante, è venuto fuori proprio domenica quando lei festeggiava il 50° anno. Grazie. No, volevo posticipare, mister. Ecco. È stata una bellissima partita, anche noi nel primo tempo potevamo pareggiare, però poi dopo abbiamo cambiato anche il sistema di gioco, abbiamo giocato a 3 in difesa perché volevo un po' più giocare sulle fasce, perché loro ci aspettavano un po' più a centrocampo, e così abbiamo pareggiato. Poi c'è stata l'espulsione di Fragiello e noi, sì, ci siamo un po' difesi, però ci credevamo fino all'ultimo di riuscire a portare a casa un risultato molto positivo. Quali sono le prospettive per le prossime partite in campionato? No, niente, noi cerchiamo adesso in questo momento di salvarci subito e poi di toglierci qualche soddisfazione più là. Ma soddisfazioni lei se le è tolte sicuramente nella sua carriera. Parlavamo prima dei suoi 50 anni del calcio anche al Napoli. Io tra l'altro non ero nata quando lei era al Napoli, però posso dirlo, ho fatto una piccola ricerca e ho scoperto che lei in carriera ha totalizzato complessivamente 65 presenze con 5 reti in Serie A e 173 presenze con 16 reti in Serie B, e tra l'altro ho scoperto il suo esordio è avvenuto all'età di 20 anni in Serie A con la maglia del Napoli l'11 marzo del 1984, con la partita Napoli-Roma, che purtroppo è terminata con la sconfitta del Napoli, però oggi è 11 marzo, quindi doppi auguri dobbiamo farle. Sì, ma era nell'83. Sì. Era nell'83, allora dobbiamo, sì, bacchettare internet. No, era nell'83 quando ho debuttato in Serie A. Contro la Roma avevamo perso 2-1. Sì. Questa era, no, niente, dei ricordi bellissimi. Purtroppo passano l'età e uno cerca di riuscire a insegnare qualcosa anche ai giovani.
e questa è una cosa che mi gratifica moltissimo. Abbiamo parlato del Mariano Keller, però ecco, se magari c'è qualche domanda sul Napoli attuale, visto che lei l'ha vissuto da vicino un po' di tempo fa, Peppe. Mister, come l'hai vista la partita di domenica? Secondo te, che tu sei adesso stai allenando, quindi sei un bravo allenatore, tecnicamente. Ma io ho visto una partita che la Roma ha cercato sicuramente a centrocampo di fare superiorità numerica, anche perché noi sappiamo che giocare a due là in mezzo, e se i due esterni non ti danno una grossa mano puoi andare molto in difficoltà. E fino adesso le hanno fatto bene. Io credo che il Napoli, a me piace molto come gioca, sì. Ripeto, perché poi là davanti ci hanno 4-5 giocatori che in fase offensiva ti possono fare male, ecco. A me piace tantissimo come gioca il Napoli. Noi però in studio abbiamo anche il mister della Scafatese Canarino. Prima ha parlato del Napoli e non so. Ciao Ciro. ciao. Ha parlato del Napoli, ha parlato di Hamsik. Vado errato? No, mi ricordo bene. Ha parlato di Hamsik come una pedina molto importante. Sì, è un giocatore, Hamsik è un giocatore molto importante, in quel ruolo là forse sta cominciando a capire un pochettino cosa vuole Benitez, anche se sappiamo che è un giocatore di qualità, è uno che si sa inserire molto bene senza palla, stai giocando a tre, lui potrebbe inserirsi molto bene in area, però in quel ruolo là, giocando davanti ai due interni, può fare ancora male, perché è un giocatore tecnicamente molto valido, calcia entrambi i piedi, destro e sinistro, voglio dire che poi non lo scopro io, è un giocatore di grande prospettiva. Certo, e se non ci sono altre domande? Sì, sono una cosa che voglio dire, io ti faccio i miei complimenti di quello che stai facendo alla Mariano Keller, davvero quest'anno, e ti do un grosso in bocca al lupo per Grazie. La tua carriera e per il tuo futuro. Grazie, anche perché sappiamo il nostro nuovo problema che ci abbiamo noi, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Sì, grazie. Sì. Vogliamo salvarci subito, anche per questa situazione che ci è venuta a creare. Però ripeto, è un gruppo eccezionale, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, sapendo che già loro non prenderanno né soldi né niente, perché si stanno sacrificando in tutti i modi. E questa è una doppia soddisfazione anche per me. Tenere un gruppo unito fino alla fine non è facile. Certo. E voi del calcio lo sapete benissimo com'è. È giusto, hai ragione mister. E allora salutiamo Ciro Muro, l'allenatore della Mariano Keller. Grazie mille per essere grazie stato qui. Ciao mister, alla prossima. Grazie, ciao mister, grazie sempre. Grazie. Infatti mister diceva il fatto di questi ragazzi che stanno giocando là, della situazione si è creato. No, ma Ciro sta facendo un buon lavoro nonostante le difficoltà che ci sono, anche dei giocatori nella squadra che hanno anche grande carattere, perciò penso che al di là dell'ottimo lavoro che sta facendo, gli auguro di riuscire nell'obiettivo della salvezza, ma penso che ce la faranno sicuramente. Un grande personaggio. Ce lo auguriamo. Dal girone H però al girone I abbiamo visto insomma la classifica per quanto riguarda il girone H abbastanza complessivamente equilibrata, possiamo ormai dire. Ma il Savoia vuol dire il Savoia invece nel girone I sembra la padrona assoluta. Sì, sì, ormai già è un passo, ecco, pareggiando, ecco pure la ragazza domenica, è un passo proprio dalla Lega Pro. Mister Savoia. Ah, il Savoia. Il Savoia penso che il campionato è normale che bisogna sempre continuare a stare attenti, però la squadra più forte ha partecipato, la squadra più forte è stata costruita ottimamente dalla società, dal presidente Luce, dal direttore Simonetti, ci sta Enzo Fevola che stanno lavorando bene, ma in squadra dei giocatori non solo in campo, anche in panchina, c'è una rosa molto importante e poi è seguita da un pubblico, di categoria superiore. Infatti ricordo che sei stato ad allenare la sì, Savoia. Sì, ho avuto il piacere di allenare il Savoia, perché è un piacere allenare a Savoia. E Savoia è una piazza importantissima, ti fanno sempre stare sul pezzo. Diciamo che i tifosi di Torre Annunziata sono molto molto calorosi. I tifosi molto seguono la squadra come i tifosi del Napoli seguono il Napoli. Io ho sempre detto che sono dei tifosi eccezionali, ma come io ho detto in altre squadre, tipo Cavese, Nocerina, Turris, questa tutta la Salernitana, sono grandi piazze che meritano di fare tutte quante
la Lega Pro Unica. E adesso la purtroppo non possono farlo questa tutti. Rivoluzione lo fa. Visto invece la seconda della Battipagliese, come infatti anche la Battipagliese che ha fatto sempre la C, un'altra piazza importante, no? Che tranne all'inizio che non è partito bene, però adesso con stanno facendo benissimo, hanno dei giocatori come Manzo, Tonino Manzo, che è un... Manzo e altri vedete importanti, Gigi Cuglianti sta facendo un ottimo lavoro. Ho capito. E allora, stavamo parlando prima della Cavese, noi abbiamo un servizio della partita che c'è stata tra Cavese e Vibonese, terminata per il risultato di 3-0, tra l'altro lo voglio ricordare, in questa partita si festeggiavano anche le 100 presenze in maglia giallo-blu del capitano De Rosa. Allora guardiamo il servizio e poi continuiamo a parlare anche qui in studio con i nostri ospiti. Doveva essere la giornata del riscatto dopo le due consecutive sconfitte di Sarno e di Agropoli, la domenica del rilancio in classifica, e lo è stato per la Cavese, ma c'è poco da gioire. Se i tre punti sono arrivati, se la squadra ha dato una grande prova di attaccamento ai colori sociali con grinta e determinazione, salutando con altrettanto calore le 100 maglie bianco-blu della carriera del suo capitano Claudio De Rosa, tutto questo non è bastato a cancellare con un semplice colpo di spugna le nubi addensatesi sulla società l'indomani della decisione del patron Manna di ammainare bandiera, di abbandonare la nave. Sulle spalle dell'avvocato Lippiello, socio messo in minoranza nell'ultima assemblea infuocata, l'onore e l'onere di navigare a vista fino al termine della stagione o almeno fino a quando si affaccerà all'orizzonte qualche nuovo imprenditore. Una vittoria dunque quella contro la Vibonese che assume una valenza superiore a quello che il campo ha espresso, una ciurma che ha perso il suo capitano poteva anche reagire in modo diverso, invece questo non è successo, tutt'altro. Contro Ammirata e Ragazzi, da diverse settimane in salute e in trend positivo, subito sono emerse l'intenzione di far bottino pieno e la determinazione dei giorni migliori. Ma veniamo alla cronaca. Si apre la giornata con due momenti forti, la consegna a Claudio De Rosa della maglia numero 100 della sua esperienza in bianco-blu e la fascia di capitano ad opera di Ciro Manzi e quella di mazzi di fiori offerti dai calciatori ai settori dello stadio per ricordare quelle giovani vite prematuramente scomparse in settimana. Poi è calcio, quello giocato. Bisognava mettersi alle spalle le due mazzate di Sarno e di Agropoli, entrambe per 2-4, e la supremazia territoriale immediata dei metelliani. Al 12° Cosmo Palumbo alza sulla traversa dimostrando subito che però non è la sua giornata. Sbandata della retroguardia Aquilotta al 15°, per fortuna non ne approfittano i calabresi. Al 19° De Luca neutralizza una palla di Sani passata sotto i piedi di Renna. Si fa pericolosa la Cavese al 29° con De Rosa che su punizione impegna l'Occisano. La Vibonese di rimessa si affida a Foderaro che costringe l'attento De Luca a smanacciare in angolo un pallone velenoso rimbalzato pericolosamente. De Rosa suona la carica per i suoi, ma al 37° Cosmo Palumbo sbaglia da facile posizione. Si ripete il numero 7 Aquilotto al 41°, ciccando in aria una conclusione che avrebbe meritato di più. Il gol del vantaggio è però nell'aria e arriva quasi allo scadere. È il 44°, quando dal solito pennellato calcio d'angolo di Capitan De Rosa svetta Ciro Manzi che in plastico tuffo in sacca. È il tripudio dei circa 700 tifosi accorsi al Simonetta Lamberti. Nella ripresa la Cavese continua a premere sull'acceleratore per chiudere a proprio favore la sfida e le riesce al 26°, quando il solito capitano si porta sul fondo e da sinistra mette dentro per il terminale Contino che insacca di testa. La partita è definitivamente archiviata al 33°, azione prolungata di Marco Aquilotta che vede una prima conclusione di Pisani da posizione favorevole ribattuta ma sui piedi della corrente Viviano che con freddezza e precisione mette dentro a fil di palo. C'è spazio ancora per un errore al 39°, il disimpegno di Lamberti che innesca il contropiede di Savasta che però spreca in malo modo. Al 42° e al 43° per De Luca che neutralizza le conclusioni, la prima di Allegretti, la seconda di Cocuzza, quest'ultimo il migliore tra i rossoblù. Al triplice fischio dell'arbitro Bruni di Fermo, grande festa sotto la Catello Mari con i tifosi e la squadra tutta a celebrare il suo capitano. Negli spogliatoi però la gioia ha dovuto lasciare obbligatoriamente spazio ai dubbi e ai timori per il futuro Aquilotto a tinte fosche dopo la decisione del presidente Manna di mollare in chiara polemica con l'ambiente metelliano che ritiene a lui ostile. Mister, dicevi di De Rosa che sono un ex calciatore. No, infatti vedevo che come al solito
riesce sempre a fare la differenza, è un giocatore straordinario. Sono contento per Claudio perché se lo merita. Lei è stato l'allenatore? Sì, io l'ho avuto al Savoia e al Procida. Ah. Lo ammiro molto perché un ragazzo che poi accava il suo paese, sta facendo alla grande, si vedeva anche dal filmato, grande giocatore, anzi potrebbe fare anche di più. E allora tanti auguri a lui. E per quanto riguarda il girone I, voglio ricordare solo una cosa, che ha riposato per questa giornata il Pomigliano, però ecco, ci sarà questa finale di Coppa il 2 aprile e vogliamo fare anche tanti auguri al Pomigliano. Un al Pomigliano alla Teosta. Passiamo invece all'eccellenza, sempre con l'aiuto della grafica guardiamo le classifiche. Girone A, Frattese 58, Stasia Socer 53, Quarto 52, Giuliano 47, Virtus Volla 46, San Marco Trotti 38, Atletico Casalnuovo 38, Sibilla Socer 34, Isola di Procida 33, Vis Portici 32, Miano 28, San Giorgio 26, Puteolana 21, Neapolis 20, Florigium 17, San Sebastiano 6. Per quanto riguarda invece il girone B, Virtus Cafatese 61, Polisportiva Sarnese 59, Angri 54, Libertà Stabia 51, Scafatese Canarino 47, Faiano 34, Marianese 32, Football Club Sant'Agnello 28, Palmese 28, Massa Lubrense 28, Sant'Antonio Abate 28, Vissariano 24, Calpazio 21, Cicciano 20, Eclanese 15 e Poseidon 13. E allora, caro Peppe, visto che abbiamo questa presenza in studio, io partirei proprio da lì, dalla Scafatese Canarino. Mister, per quanto riguarda l'ultima partita, abbiamo vinto con la Palmese. Abbiamo fatto benissimo, stiamo facendo un ottimo campionato. È normale che davanti ci sono squadre che stanno facendo bene. È ancora tutto aperto per quanto riguarda per la nostra posizione per i playoff. Ci crediamo, non molliamo e cerchiamo di dare una soddisfazione al nostro grandissimo pubblico, tu sai che a Scafati c'è un pubblico anche una bella piazza Scafati, che ci segue anche domenica nel momento di difficoltà, sempre a incitare la squadra, perciò li saluto e veramente sono soddisfatto del pubblico. E poi per dare soddisfazione al presidente Cesarano, che è una persona che è grande tifoso della squadra, nonché presidente insieme al figlio Sebastiano, li saluto con affetto perché veramente ci tengono molto a questo obiettivo. Lo meritano davvero. Diciamo che lei ha parlato di vittoria di cuore, Vittoria di cuore perché una squadra deve avere un cuore, deve avere un'anima, deve essere un gruppo per raggiungere degli obiettivi, bisogna avere, per avere intesa tra i reparti, bisogna avere uno spogliatoio molto unito, sì. È quello che uno riesce, spera di trasmettere a questi ragazzi che si gioca bene se si è unito, se in campo ti dai una mano a tutti i livelli, se la squadra è molto coesa. Io sto trasmettendo questa voglia di fare bene, che a Scafati meritano questo e speriamo di raggiungere gli obiettivi, è normale. Ecco, ma adesso il prossimo turno sarà quello contro l'Angri, terza in classifica. Sì. Quali sono le prospettive? Partita importante, di cartello, dove a Scafati ci tengono molto i tifosi, ma anche ad Angri. Una partita, speriamo che... una festa di sport e che vinga il migliore veramente. Noi sicuramente speriamo anche che sia a porte aperte, per dare risalto questa partita perché con il pubblico è sempre tutta un'altra storia. Molto più diverso. Io però vorrei fare anche un accenno per quanto riguarda il girone A, perché settimana scorsa abbiamo avuto il Giuliano che lamentava qualche incertezza arbitrale, possiamo dire così. Invece questa settimana contro il Florigium è ritornato alla vittoria 4-2, quindi un saluto a loro. Voglio dire una cosa su questa partita, che seguo Giuliano, voglio fare gli auguri al direttore sportivo del Giuliano Orlando Stiletti, che oggi è il suo compleanno. Niente, Giuliano pure qua ha avuto diciamo qualche torto perché è stato diciamo
espulso il tecnico Mazziotti, che è stato qua con noi, però sì, è riuscita la partita a recuperare, perché era andata in svantaggio, a recuperare, quindi a vincere 4-2, e anche lei è pronta per andare ai, diciamo, ai playoff dell'eccellenza, come anche il mister sta in zona playoff. Io ce l'ho. Ma anche questo girone qua è tutto aperto, perché vedo, sì, che ci sono squadre importanti, no? Che stanno facendo benissimo, la Frattese, però è normale che fine alla fine sarà sempre più difficile. Il Vola che ha fatto, sì, che ha fatto, ha vinto la Coppa, che ha perso quelli di Casarano, dove tu eri allenatore, infatti mister allenatore della Virtus Vola, mi ricordo, come, io come. Dove c'era, dove figurava anche la sua squadra, Ciccio Troisi, lo saluto, che ci sta seguendo in streaming da volte fuori, perché sta costando, sì, il nostro capitano, sì. Quindi, no, perciò dico, domenica pure c'è una partita importante tra il Virtus Vola, lo Stasia, la Frattese che prima va a Casalnuovo, che è un campo difficile, che Casalnuovo sta facendo un ottimo campionato. La Frattese che sta, sì, prima in classifica, però ecco, quella è un'altra però io ho visto che è quarto mister. Un'altra storia, no? La storia della Frattese, con il grande pubblico della Frattese che io conosco bene. Sì. Se mi permettete però, io volevo parlare anche di un'iniziativa che si è avuta domenica, giornata del calcio che vogliamo, e si è avuta proprio in concomitanza con la partita Marignanese-Virtus-Scafatese. È qualcosa di importante che vuole portare alla luce il pubblico il calcio, quello bello, quello che conosciamo noi, non quello violento. Ecco, quanto è bello il calcio in questo senso, mister? Ma il calcio deve essere così, deve essere... Tutte le domeniche noi ci auguriamo che sia una giornata sempre di sport, no? Che il calcio è bello perché ti entusiasma, specialmente a noi tifosi del calcio, che al di là di che lavoriamo nel calcio da allenatori o giocatori o dirigenti, però uno si augura sempre che il calcio sia gioia. Certo. Gioia di vedere giocare, gioia di vedere dei passaggi, dei gol, delle finte, cose belle, no? Che fanno i calciatori in campo. Volevo solo ricordare, per quanto riguarda il girone A, che non volevo dimenticare il quarto, che sta facendo un ottimo campionato, ma soprattutto anche il Giuliano, che non era partito per, certo, fare questo campionato, giusto, però con Mazziotti stanno facendo un ottimo campionato. Saluto pure io il direttore Stiletti, il presidente, che sono delle persone squisite, no? Ma tutte e quattro dietro alla Frattese sono squadre importanti, no? Che stanno facendo bene. Un saluto anche all'attaccante mio che sta, Giuliano Riccardi, che finalmente domenica ha fatto un grandissimo gol. Sono contento per lui. Vabbè, per parlare di tempo, di tempistica, passiamo subito alla promozione. Sì, alla promozione, sempre con l'aiuto della grafica, le due classifiche, girone A e girone B. Partiamo dal girone A, Ortese 57, Hermes Casa Giove 55, Sessana 50, Arpino 41, Vitula 38, Real San Felice Cancello 37, Cimitile 35, Sporting Nola 32, Villa Literno 29, Rinascita Vico 28, Cellule 28, San Vitaliano 26, Sum Marionale Trieste 26, Zuppoteano 24, Bois Caserta 23, San Marco Evangelista 16. Per quanto riguarda invece il girone B, Ercolanese 60, Ponticelli 54, Poggio Marino 54, Pro Pagani 48, Barano 45, Real Poggio 40, San Vito Positano 33, Mons Procita 32, Rione Terra 31, Pimonte 27, Ardor Qualiano 27, Mugnano City 26, Anna Capri 25, Boschese 20, Calcio Campano Giovani 18 e infine Real Nocera 3. Io voglio parlare del giorno B con il mister. Ercolanese, Campania Ponticelli, cosa ne pensi? Infatti vedevo là Ponticelli, il Campania Ponticelli. Campania Ponticelli. Perché... E noi abbreviamo, perché altrimenti non ci entri. Non ci entri così, quindi abbreviamo. Però sì, sabato ho visto il Campania Ponticelli, sabato. Squadra che ha vinto un'ottima partita, stanno facendo benissimo, sai, con le magliette del vecchio Campania Ponticelli, sì, sai, un'emozione particolare che ha fatto la C1, il Ponticelli. Dove tu sei stato là. Sì, 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 sono contento, ma anche sono due ottime squadre, pure l'Ercolanese, no? Dove c'è il mio ex portiere Capice, fortissimo, che lo saluto con affetto,
È una bella lotta tra due squadre importanti. Anche là c'è una bella piazza Ercolano. Come? Una bella piazza che ha fatto anche la Serie C. Sì. Di Ercolanese, Portici, come nel, Portici, Afragolese, Caivanese. Nel Campania Ponticelli c'è il mio ex calciatore Bottone. No? Che è stato... sì, infatti, ma quanti bei ricordi. Bottone è davvero un grande centravanti. Sì, un grandissimo centravanti. Stavo con te a Bolla, quindi facevate quella bella squadra che avevi tu a Bolla. C'è Gianni Masecchia che è un amico che sta facendo il primo anno, sta facendo bene come Ercolano, sta facendo bene Ulivo, sai, uno normale che sono due ottime squadre, però sai, io simpatizzo per il Campania Ponticelli perché sono ex del Campania, però sono di Ponticelli, è normale che è pure giusto essere così. Simpatizzo. Nonostante nell'Ercolano ci sono degli amici. E allora proprio per il mister ci sarà una gran bella sorpresa in questo momento, perché sempre ringraziando la DB Sport che ci fornisce i servizi, adesso c'è un servizio proprio relativo alla partita Campania-Ponticelli-Propagani che è terminata con il risultato di 6-2. Guardiamo il servizio. La sorprendente Propagani, che nel turno scorso ha battuto per ben 3-0 l'Ercolanese, va stavolta a far visita al Campania Ponticelli tra le mura dello stadio Borsellino di Volla. I padroni di casa partono subito forte. Al 13° Bottone supera Napoli con un pallonetto imprendibile e mette a segno il gol del vantaggio. Appena 6 minuti più tardi arriva anche il gol del raddoppio. A siglarlo è Vincenzo Incarnato, bravo a correggere in rete una corta respinta di Napoli sul tiro iniziale di Borrelli. I ragazzi di Mister Gargiulo sono in completa balia dei padroni di casa. Al 27° Bottone sfiora il gol, ma il palo gli nega la gioia. Un minuto più tardi ancora l'attaccante biancorosso a rendersi pericoloso, ma stavolta il suo stacco di testa supera Napoli e così sigla il gol del 3-0 quando il cronometro segna il 28° minuto di gioco. Doccia fredda per gli uomini di Mister Gargiulo, che però non stanno a guardare. Al 35° minuto il colpo di testa di Aiello sorprende il difensore Bottiglieri e supera Avino, accorciando così le distanze. Il primo tempo si chiude così con il 3-1 a favore dei padroni di casa e la ripresa si riapre sulla falsa riga della prima frazione di gara. Al 12° Bottone prova a scavalcare per la seconda volta Napoli con un pallonetto, ma la palla termina di poco alta. Un minuto più tardi Ascione libera dall'area la sfera, servendola a Sasso che dal limite calcia di prima e batte Napoli per il gol che vale il 4-0. 5 minuti più tardi addirittura le reti passano a 5 con Vincenzo Incarnato, bravo a sfruttare un suggerimento di Minauda e a battere con un rasoterra imprendibile l'estremo difensore avversario. Ma i domi gli unicorni biancorossi, che al 24° minuto mettono addirittura a segno il 6° gol con Capitan Mele, bravo a sfruttare la deviazione della traversa in seguito ad un ravvicinato colpo di testa di Pennello. Prima della fine della partita c'è però tempo ancora per una rete, stavolta però a siglarla è Aiello che con la sua doppietta fissa il risultato sul 6-2. Ottima prova degli unicorni biancorossi che si rilanciano così in classifica e vedono più da vicino la capolista Ercolano. Ma guarda, io oggi sono ancora di più con i piedi per terra, perché se uno oggi vuole prendere spunto dalla partita dovrebbe cullarsi, perché oggi secondo me abbiamo fatto una gara, io penso a dir poco eccezionale. Guarda, io sarà perfetta praticamente. Faccio una premessa, io in settimana non voglio essere né da piante né niente, ho detto ai ragazzi quando sono entrato negli spogliatoi ho avuto un problema a livello lavorativo importante, però non farei a cambio con quello che mi hanno fatto oggi. In pratica non avrei voluto comunque che succedesse questo problema con la loro soddisfazione che mi hanno dato oggi. Più di questo non potevo dire, perché oggi davanti a questi tifosi, a gente del calcio che è venuta a vedere, battere una signora squadra, ripeto una signora squadra che domenica ha strapazzato l'Ercolano, io dico che oggi sono fiero di questi ragazzi. Beh, diciamo che innanzitutto bisogna dare merito alla squadra di casa che ha fatto una partita importante. E chiaramente quando vai sotto di 2 gol, 3 gol, dopo 20 minuti diventa tutto più difficile. Probabilmente noi dopo la vittoria di domenica ci siamo un tantino fermati.
di domenica. Come prosegue ora quindi il vostro campionato? Beh, diciamo il nostro campionato è quello là, è l'obiettivo di restare nella griglia playoff per poi giocarci tutte le nostre carte fino a fine campionato. Siamo qui con Incarnato, quanto ha pesato la doppietta in questa partita? Ma non è pesata niente perché siamo qui giusto per giocare sempre e dare sempre il meglio di noi tutti. Insomma, c'è tanti chilometri in campo, però una soddisfazione così in una partita così importante è difficile levarsela. No, vabbè, fare chilometri in una partita è l'ordine del giorno. Sì, è quello che devo fare, se no non sceglievo di giocare a calcio. Questo è quello che è successo in questa partita, tra l'altro gli spettatori erano 350 e voglio fare questo piccolo appunto perché presente era anche proprio in tribuna l'ex stella del Campania Ponticelli, Natale Mazzeo. Insomma, mister, che emozioni ha provato nel vedere questo servizio? Natale, io ci ho giocato insieme, veramente è stata una stella del Campania Ponticelli, giocatore straordinario, amico mio, una persona che veramente ha fatto la storia del Campania Ponticelli. C'era tanta gente perché io sono arrivato al secondo tempo e veramente c'è un grande entusiasmo attorno a questa squadra che domani mi sembra che fa anche il recupero a Positano. Mi sembra a Piemonte, non ero mister. Mi sembra a Positano. Positano. Perciò sono contento, saluto anche Natale Mazzeo perché ho avuto il piacere di giocare insieme a lui, è stato veramente un giocatore straordinario. E allora per noi ancora un'altra pausa pubblicitaria, ma restate lì perché torniamo per parlare ancora di categorie minori. Tutto fa calcio, torna tra poco. Ed eccoci qua ancora in studio, abbiamo parlato poco fa della promozione, girone A, girone B, abbiamo visto quali sono le classifiche, abbiamo parlato dell'eccellenza della Serie D, vi voglio ricordare però anche che potete iscriverci sulla nostra pagina ufficiale, la pagina di Facebook, quella che trovate digitando Tutto fa calcio. E continueremo a parlare con i nostri ospiti, però intanto... No, mi sta venendo... Perché ti sta venendo da ridere? No, perché mi sta venendo da ridere? Tutto fa calcio, te lo dico io, perché questo Tutto fa calcio, perché... Non è facile, non è facile dietro le quinte a parlare con maestro. Ma io non so qua come esperto del calcio. Infatti. È giusto. Perciò rideva perché che no, domanda, infatti, dovete infatti... sapere che domanda che fa un maestro, tu non sai neanche come devi rispondere. Allora... Sono domande semplici, a cui ci vorrebbero risposte semplici. Vai, sì, è bellissimo insomma il quadretto che si instaura nel momento in cui si spengono le telecamere, però ecco, a telecamere accese io vorrei mandare anche un altro servizio sempre della DV Sport con tutti i loro impegni che ovviamente ci riguarderanno perché loro collaborano anche con noi e lo vedete quando andiamo in diretta con i loro servizi. Allora vediamo quali sono i prossimi impegni per quanto riguarda la DV Sport. Ed eccoci qua, allora partiamo con la prima categoria, è proprio questa insomma la nostra conclusione e grazie alla grafica possiamo anche vedere la classifica per il girone A. Donguanella 34, Costa 34, Afragolese 30, San Nicola 29, Bois Pianurese 27, Vis Capua 27, Casavatore 26, Bois Melito 26, Bois Caivanese 21, Monteruscello 19, Real Maceratese 18, Real Martinese 12, Virtus Talanico San Felice 12, Real Cancello Arnone 9.
Questa dunque è la classifica. Peppe, io voglio subito chiederti a Fragolese San Nicola, questa partita 4-0, una grande soddisfazione, quindi sarai contento tu che sei tifoso. Ah, boh, devo dire la verità, sono stato presente allo stadio Papa di Cardito e comunque la Fragolese ha vinto 4-0, punto di scatto, pure che se la tifoseria era in contestazione verso la società, però si è dimostrata, la squadra in campo ha dimostrato proprio di saper fare il bel gioco che ha fatto. Ho visto proprio una vera Fragolese. Abbiamo un portiere forte che è Allocca, che ha giocato nelle categorie, diciamo, che il mister Cilare lo sa benissimo, Gigino Allocca ha giocato nel Casalnuovo. Abbiamo Auricchio, abbiamo Spinosa, tutti questi grandi giocatori, Gerardo che ha giocato con la Libertà Stabia, quindi la Fragolese sta andando pure verso, diciamo, i piani alti della classifica. Esatto, mister, pure l'anno verso 45. Ma sicuramente un progetto serio. Città grandissima, che se fanno un progetto serio possono fare la C, almeno a entrare nell'eccellenza in Serie D, perché merita come piazza, diciamo, come calorosi tifosi di me. Ma l'ha sempre fatta. Quindi così. Vabbè, Sonia, vai avanti. Non la riusciamo a fare mai questa telefonata, mi sa. Vabbè, però io ci tenevo a farla, con problemi di tempo, però ecco, diciamo che stiamo facendo. Una cosa ti voglio chiedere però, Peppe, perché ti avevo promesso che ogni puntata dobbiamo fare questa domanda. Lo stadio di Afragora. Ah, questa è una domanda che io ci tenevo che tu me la facevi questa sera, perché so che hanno iniziato finalmente i lavori anche agli spogliatoi, quindi presto lo stadio sarà riconsegnato alla città. Io credo sempre verso giugno, dico la verità. Diciamo, tu mi avevi detto prima. Scusami, aprile. Però io, la fine di aprile, scusami, è vero. Ecco la fine. Però il campo CIGI è pronto per la settimana prossima, questo so, diciamo. E allora mi preparo per la fine di aprile, perché dobbiamo andare in Pompa Magna, mi devi portare a vedere lo stadio di Afragola. Sicuramente sarà con il strutturato. Sarà bene. Niente, la telefonata non era raggiungibile, quindi... Dovevamo ascoltare al telefono, dovevamo sentire al telefono Salvatore Martino, presidente del Real Martinese, quindi lo salutiamo caramente, speriamo che almeno settimana prossima, questa è la seconda volta, che non ci riusciamo, però ecco, settimana prossima magari avremo questo onore e piacere. Allora, io siamo in chiusura, voglio ringraziare tutti, poi ovviamente alla fine ci sarà anche una chiusura in bellezza, vi dirò tra poco di che cosa si tratta. Voglio ringraziare i nostri ospiti in studio, partendo proprio da Mimmo Citarelli, mister della Scafatese Cannarino. Ciao, grazie a voi e buonasera e saluto a tutti. Grazie mister. E poi vabbè, voglio salutare anche il maestro Enzo Cennamo, che in chiusura ci pregerà della sua voce, della sua musica, con un brano che voglio che annunci tu, e quindi lo facciamo dopo. Poi voglio ringraziare tutti i nostri ospiti che sono stati al telefono, Antonio Petrazzuolo, Ciro Muro, un saluto. Voglio ringraziare ovviamente anche Gerardo Tucci e Giannino Lefice, che sta qua in studio. E poi voglio salutare anche Pasquale Turco, grazie. Il nostro editore, la cosa principale, il nostro editore, lo saluto anche io affettuosamente. Niente. Poi voglio ringraziare ovviamente sempre la DV Sport e voglio ringraziare tutti voi da casa che ci seguite ogni settimana. Tutto fa calcio, torna la prossima settimana e allora... Voglio dire la replica domani sera alle 21 su Telecapri Sport. Niente, andiamo il maestro. Adesso sentiamo il maestro, sì, con la canzone Magico Napoli. Sentiamo il maestro. Voglio dire che è uscito il disco di questa famosa canzone Magico Napoli, la dedico a tutti i tifosi del Napoli. Marciapiede pure il nuvolo, strade asfaltate nere non mi piacciono, azzurra voglio tutta la città. Farò riverniciare la mia macchina, e non è fanatismo, è amore unico, ognuna da capire che c'è nell'anima, segreti questo cuore non ne ha, è grande fedeltà. Quanto sei magico, nei cuori dei tifosi sì, la musica.
grido di fraternità. Napoli è sempre l'unico, tu traseri di vedo si fantastico, è bello sognare a Romene, una festa insieme a te volimmo fare. Scegliere a Tagabiga, Tarabunto, Bobola, avere il meglio che Napoli merita, è il vero premio per questa città che ha grande fedeltà. Napoli guarda se magico, nei cuori dei tifosi si la musica, dinta una curva sa segnere nel sentimento di fraternità. Fantastico, è bello sognare a Romene, una festa insieme a te a volimmo fa, una festa insieme a te a volimmo fa, una festa insieme a te a volimmo fa. Te abolimmo fa.